Suor Celeste? Sì. Avrei bisogno di nuovo del suo aiuto. Forse c'è una ragazza che può fare al caso suo, contessa. Mi fido delle sue scelte, madre. Sì. Come ha detto che si chiama? Sara. Anni? 17. Condizione fisica? Eccellente. Origine? Sconosciuta. Perfetto. Thank you.
Io sono Gori, il maggiordomo. Avvicinami. Sì, signore. Prima di condurti dalla contessa Adele, sarà bene che tu sappia che regola numero uno, evitare qualsiasi rumore. Alle 7 in cucina, caffè per il signor Conte alle 8 che va a caccia, il tè per la contessa alle 9, alle 10 latte caldo per il signorino Ponticino. Mi raccomando, non lasciare mai le porte socchiuse perché la signora contessa odia le correnti d'aria e non sbatterle perché soffre di emicrania. Ah, dimenticavo, il venerdì si fa lo spettacolino per il signorino Ponticino e inoltre, regola numero 2, non interrompermi mai e non fare domande. Hai capito tutto? Ripeti! Regola numero 2, non interrompermi mai e non fare domande. Hai capito tutto, ripeto. Ma no, devi ripetere le regole. Dunque, alle 8 la contessa va a caccia, alle 9 il conte le migranie, alle 10 il signorino fa un ponticino. Stai facendo una gran confusione, ripetiamo insieme. Alle 7 in cucina. Alle 7 in cucina. Caccia alle 8. Caccia alle 8. Te alle 9. Alle 9. Alle 10 latte caldo. Alle 10 latte caldo. Fai attenzione alle correnti e non sbattere i battenti. Fai attenzione alle correnti e non sbattere i battenti. Alle 12 conti tornano, alle 13 serve il pranzo, pomeriggio il riposino, non disturbare il conticino. Alle 17 certe con le amiche, ma la contessa non amiche. Alle 20 poi c'è la cena col dottor Rampante, ospite costante. Per il contellino rosso, la contessa solo bianco, il dottore buon gustaglio, lui adora lo champagne. Ah, dimenticavo, il venerdì si fa lo spettacolino per il signorino. Alle 10 tiritini, tiritini fino alle 6 perché... Perché? Mattina corri in cucina, alle 8 caccia, alle 9 tè, alle 10 latte caldo, occhio alle correnti, piano coi battenti. Non li staccherà. Alle 13 poi pranzo, pomeriggio, riposino, non disturbi il conticino. Non disturberà. Alle 5 forse. Mi auguro di essere stato chiaro, conciso, deciso e preciso. Io. Non interrompermi mai e non fare domande. Io. Sì, ma tu? Io. Tu cosa? Io non ho capito che non posso andare in cucina. Ma l'avranno capito tutti ormai. E va bene, te lo ripeto per l'ultima volta. Alle 7 di mattina corri in cucina, alle 8 caccia, alle 9 per... Alle 10 latte caldo, occhio alle correnti, piano coi battenti. Non li sbaglierà. Alle 13 poi pranzo, pomeriggio, riposino, non disturbi conticino, non disturberai. Alle 5 forse c'è e con l'amica che non c'è e poi la cena con la quante poi. Bene, ora seguimi e stai tranquilla, la contessa è una donna per nulla esigente e di poche parole. Maledetta porta! Sua Celeste mi ha parlato molto bene di te. Hai l'aspetto di una brava ragazza. Sono convinta. Sono convinta che il lavoro che ti attende non ti peserà molto. Sì, sì. Siamo una piccola famiglia. Mio marito, il conte Vladimiro, trascorre la maggior parte del suo tempo a caccia. E Desiderio, il nostro unico figlio, raramente esce dalle sue stanze, salvo qualche pranzo e una volta a settimana quando c'è lo spettacolino in suo onore, il venerdì. E poi c'è Gori, che già conosci, e il nostro maggiordomo tutto fare. È davvero incredibile, sai? Non vedo bene che non sappia adempiere. Grazie, contessa. Sono certa che ti troverai bene qui con noi. Gori ti avrà già elencato quali saranno da questo momento le tue mansioni. Sì, signora. È sempre una ragazza sveglia. Sono sicura che non verrai meno alle nostre aspettative. Farò del mio meglio, signora. Bene, ora Gori conduci Sara nella sua stanza. Subito, contessa. Come, contessa, signora. Ah, cara! Sì, signora. Ancora.
ricordati che per una buona partenza e per un felice avvio è molto importante in una persona per bene il comportamento. Sì, signora. Ma anche l'atteggiamento è importante. Sì, signora. E il portamento. Certo, signora. E l'aspetto, l'incedere, l'andatura, le abitudini, i costumi, il contegno, il rendimento, la bravura, la capacità, il valore, la funzionalità, l'attività, l'utilità, la virtù, l'efficienza, il gesto, la movenza, l'aria, la positura, l'eleganza, il trasporto, la mezzezza, l'oculatezza, la regolatezza, la prudenza, la ponderatezza, il controllo, l'equilibrio, la temperanza, la tecnica, il tocco, l'ordine, il linguaggio, la razza, la pasta, la stoffa, lo fiamme, la natura, l'animo, la pienezza, la compitezza, la curatezza, la figura, la perfezione, l'esteriorità, il tono, le misure, le merite. Maledetto spiffero, dove ero rimasta? Ah sì, certo, e adesso è importante la precisione, e lo è l'immagine, l'apparenza, la riservatezza, la ricercatezza. Certo. L'usanza, la condotta, la... come si chiama? L'educazione. Ah ma certo, l'educazione, ma anche la gentilezza, la disponibilità, la... discrezione. Ma sì, certo, la discrezione, e la formazione, e l'istruzione, e la moderazione, l'attitudine, la volontà, l'intelligenza, il riservo, lo stile, la classe, la qualità, la completezza, la totalità, la globalità, l'universalità, il principio e la fine, l'insieme, il tutto. Insomma, per farla breve, non ami, vizi, vezi e mitralazzi, né tutto ciò che pesa e neppure tutto ciò che posa. E ora vai, vai cara, vai. Felice di vederla. Contessa, la trovo rifulgente. Adoratore. Com'è andato il tuo congresso sulle sonde genetiche? Bene, molto bene. Presto le diagnosi saranno più rapide. L'accelerazione tecnologica e culturale, specialmente in questi ultimi tempi, è impressionante. Oggi, fortunatamente, per vivere più a lungo, non sarà necessario vendere l'anima al diavolo. Sì. Ma che senso ha allungare la vita se poi non sono state sconfitte le malattie? Ormai è questione di poco, Adele. Ora siamo in grado, grazie alle nuove tecnologie, di godere dei progressi inarrestabili della scienza medica. Continuando così arriveremo all'immortalità. Ma che me ne faccio della vostra immortalità se lui, mentre lui... Ma dobbiamo resistere, Adele, ce la faremo. La nuova frontiera è quella dell'uomo bionico, che vive grazie all'implantologia. La scienza riprovvede i pezzi di ricambio laddove quelli originali non sono più funzionanti. Ma che pezzi e pezzi? Io sto diventando pazza nel frattempo! E tutto questo grazie alle potenzialità della nanotecnologia. A questi piccoli robot atomici che saranno in grado... Oh, basta, Angela, basta! Non ti voglio più sentire! Ma presto anche i sordi sentiranno, grazie! Basta, non ti voglio più vedere! E presto vedranno anche i ciechi! Dori! Dove sei? Adele, devi avere fiducia. Oh, Angelo... Vorrei poter narcotizzare il mio dolore, il mio cuore malato. Ha fatto il letto cardiogramma? Sì, lui sta bene, è la mia testa che non la sento più. Ma presto cambieranno anche quella, dai, l'hanno già ottenuto. Frankenstein! Te solo te, Frankenstein! Comandi, contessa. Che è successo a tuo occhio? L'ho mandato a far riparare, contessa. Sì, allora. Nel pulirlo mi è caduto, si è leggermente scheggiato. Ma è già la seconda volta in un mese. Veramente la terza, contessa. Ah, sempre lo stesso? Sì, il sinistro. Non dovrebbero farli di vero. Stavo giusto assistendo ad una conferenza molto interessante. Ah, sì. Sì, nella quale si discuteva del trapianto del bulbo oculare di un bue. Un occhio di bue. Sì, di un bue. In una seconda. Sì, appena vestito, poverello, che non aveva fatto in tempo a scansarsi. E allora? Dottor Rampanti, la pianti con questi trapianti! Ah! Desiderio! Com'è il desiderio? Sotto gli orbi, contessa! Sotto gli orbi? E che ci fa sotto gli orbi? Non lo so! Quali orbi? E da quando in qua abbiamo degli orbi? Non saprei, contessa! Ah! Desiderio! Ah! Desiderio! Ah! Va bene, non fare così! Contessa, non faccia così! Desiderio! Contessa! Va bene! Preso, fatto un'altra cultura della nascita! Fatti i vaccini cani! La dubbizza di Braga!
visto passare una passera. Mi rammarica, signor Conte. D'altronde non potrei mai rinunciare alla mia battuta quotidiana. Ed ecco, signor Conte. Che bello di mattina, ti posso andare. L'aria frizzantina, poi mi piace proprio gustare. Cinghialini cerbiattini, non voglio braccare. No, con la carabina non li posso mancare. Discendo da una stirpe di impalatori cacciatori talmente temperati che non hanno lasciato neanche l'ombra di un pipistrello. Alla preda che ambisco non è questa qua, alla lepre preferisco la selvaggia bentà. La più fiera, la più bella non resisterà allo charme, alla gloria della mia nobiltà. Un'altra preda per il mio carniere. Tu sei? Sara, signore. Io sono il conte Vladimiro, Sara. Sì, signore. E cosa sai fare di bello? So cucire, signore. Ah, sì? E so anche ricamare, rammendare e rattoppare, signore. Non mi dire. E come lo fai? Con ago e filo, signore. Interessante. Grazie, signore. È il cielo che ti manda. No, mi ha mandato sul celeste del convento. E proprio oggi mi si è fatto un piccolo strappo nei pantaloni urtando un piccolo cinghiale smarrito. Ieri invece un povero cervo, inseguito da un'ancia impazzita, nel fuggire ha infilato le corna dentro un'asola della mia giacca. Insomma, sono a brandelli. Vuole che gliele cuccio, signore? Sei gentile, Sara. Dov'è, signore? E più tardi puoi venirli a ritirare in camera mia. Sì, signore. La mia camera si trova in fondo a sinistra, di fronte alla tua. Signore, il bagno è pronto. Grazie, Gori. A più tardi, cara. Oh, angelo. Oh, va bene.
ti affascina e allo stesso tempo mi turba la tua sensualità barocca. Ti dispiace ripetere. No, mi affascina allo stesso tempo la tua sensualità barocca. L'uso del maiale come fonte non solo di organi ma anche di tessuti eticamente accettabili. Ma prima di passare ad esperimenti clinici sull'uomo bisogna verificarne i rischi. Maiali? Chi l'avrebbe mai detto? Poveri porci. Sei molto carina. Povero porco. Grazie. Ora puoi andare, Sara. Sì, sì. Non mi piace, mica tutto me stress. Ci dici, ma che precisi? Sti cazzo faccio lì. Non mi piace, mica tutto me stress. Ci dici, ma che precisi? Sì, io sto chiaro un capazzo, ma te sti cazzo faccio. Non gli piace cotto, se non gli piace cotto, non dateglielo cotto. Sti cazzo, guarda, ti ho cresciuto cotto. Ein Spastor, due punte, null das precit, virgola, ste pitratul. Tutto qua. Per favore, non litigate di nuovo. Perlomeno non in rumeno, sapete che ho ancora qualche difficoltà a comprendere. Ehi, che io sono sola, più che mai, sono sempre sola. Lui non c'è mai, il conte va a caccia, mentre lui il suo figlio... Non mi piace mica tutto per strenzo. Mio figlio. Scinici, magari precisi. Sofia Contessa, non faccia così. Non mi piace mica tutto per strenzo. Scinici, magari precisi. Io ancora desiderio. Sara, eccomi signora. Il dessert. Il dessert. Certo dessert, sei sorda? No signora. Parlo romeno forse? Sì signora. Arriva subito, contessa. Forse non dovremmo spaventarla. Boate se ne incurce plano plano. L'ha già visitata, dottore? Non ancora, ma quella è sana come un pesce. Non ti piace, pestole! Sì, nessuno ti vuole dare del merluzzo. Dottor Rampante, sì. Non la trovo un po' troppo magra. Lasciate fare a voi, la ingrasserà come un'oca. Non mi piace, Gusca! Sì, nessuno ti sta dando dell'oca! Eccomi, signora! Allora, questo che serve? Quel serveschi immediato, tua una contessa! Cinque anni! Complimenti, Gori, una tua nuova specialità. Gori è sempre una ricetta nella manica per sorprendermi continuamente, dottor Rampante. Sì? La trova di suo gradimento, non mi dica nulla. Assaggi,
di troppo. Ma no, Gori non metterebbe mai lo zucchero nel dolce. In queste fragoline di bosco si è smarrito quel lieve sapore della rugiada. Ma quale fragoline? Quale rugiada? Vladimiro, non dà frutta qua dentro. Gori non metterebbe mai la rugiada nel bosco. Mi arrendo, ma mi dica, oltre al latte e alle uova, cos'altro c'è nel dessert? Nietzsche latte, Nietzsche uova. Siete completamente fuori strada. Posso solo svelarvi il suo nome. Sospiro d'angelo. Sospiro d'angelo? Come il tuo spettacolo. Spettacolo? Quale spettacolo? Il mio primo ed ultimo. Si chiamava proprio così. Sospiro d'angelo. Ah, la vidi la sera della prima, sospesa a mezz'aria. Intrappolata? Intrappolata? Eh già, quella carrucola si era inceppata e non riuscivo più a scendere. Più che un angelo mi sembravi un pollo. Non mi piace Puglio, non mi piace Puglio. Ma fare così? Contessa, ma mi dica, come andò a finire? E andò a finire che cantò la canzone a testa in giù. Ero terrorizzata, non so come, ma riuscì a portare a termine quel numero. È stata meravigliosa. Grazie. Un successo. E Vladimiro mi chiese in moglie. Contessa non era a conoscenza dei suoi trascorsi artistici. Una breve parentesi, un peccatuccio di gioventù e nulla più. Ah, quella canzone. Aspetta, come faceva Adele? La canti, Contessa! Ma non me la ricordo, è passato tanto tempo. Te la ricordi benissimo, dai Adele, cantala per noi. Su, sarebbe un onore. Dai cara, e tanto il fonico ha già fatto partire la base. Come ti racconta? Su, sì, signora. Sospiro d'amore, distinto del cuore, so bene che ritornerai. Un angelo in volo dal pianto maggiore, è quello che sono, ma lo sai. Il mondo che vedo da sola qua giù, è qui che non ci sei a voi. Il vento che passa racconta di te, e canta per il giorno. Cara, ci hai riportato indietro nel tempo! Amore, sospiro d'amore, distinto del cuore, so bene che ritornerai. Un angelo in volo dal bianco maggiore, è quello che sono, ma lo sai. Il mondo che vedo da sola qua giù, è grigio che non ci sei tu. Il tempo che passa racconta di te e canta grigio a per me. Ciò ti ritornerai, sempre ti troverai qui a gridare, felice a parlare. Quando ti chiederà, tutto rifiorirà e il mondo ancora colori farà. Ciò ti ritornerai, sempre ti troverai, ti da brindare, felice a ballare, quando mi chiederà, tutto risparmierà, e al mondo ancora colori darà, colori darà, colori darà, colori darà. Ora vengo, non ancora! Sì, no, sono una figlia! Sì, no,
scenografia, quale scenografia? E anche la coreografia! Coreografia! Tutto bene, Sara? Bene, grazie, signore. Penso che dovremmo aggiungere qualche battuta noi adesso. Perché, signore? Perché l'autore non ha calcolato bene il tempo per il cambio d'atto. È grave, signore? No, anzi, dovrebbero essere già a buon punto. Siete a buon punto? No, non ancora! Non sono a buon punto. Ma dimmi, Sara, come ti trovi in questa casa? Bene, meglio che l'orfano Trappolici, una sua che era cattivissima, non. Vedrai che con la contessa ti troverai molto bene. Speriamo. Adesso dovrebbero essere a buon punto. Siete a buon punto? Sì, siamo a buon punto. Sono a buon punto. Mi raccomando, le luci. Luci? Ma quali luci? E anche l'effetto. Quale effetto? L'effetto notte. Ancora la voglia di sognare.
e presto non piangerai più. Vorrei avere la tua forza, Angelo. Ma tu sei forte adesso. Non ti dai su non tremare, la vita è strana ma se saprai aspettare anche adesso riderà. Senza di te mi sembra che non abbia senso. Ma se ne avrai bisogno, chiamami e verrò. Forse un domani io ce la farò. So che c'è un prezzo e lo pagherò. Se avrai paura, lo sguardo alzerai. Sai che mi la tua presenza. Potremmo rimandare la festa di qualche giorno. Oh, è sempre stato così, per noi è come un rito ormai, e poi Gori ha già organizzato tutto. Ma Adele, si tratta solo di un piccolo rinvio, 2 al massimo 3 giorni. In Africa per giunta? Dai Adele, non fare quella faccetta nera. Io devo prendere la palla al balzo. Lo sai solo prendere, e quando si tratta di darmi qualcosa, mi abbandono. Adele, smetti. Ma quanto può andare avanti questa storia? Quanto? Io sto male, capisci? Io ho come un delirio, vorrei morire al suo posto. Ma lo sai, tanto è mio. Io ormai sono bella, capisci? Ho vissuto. Adele, dai, non fare così. Prima o poi si troverà un rimedio. Oh, Gori!
Oh, Ciccia. Devi essere forte. Ce la devi fare. Non ci riesco. Ma ci devi riuscire. Ma non ci credo. Ci devi credere. Ma non sono capace. Devi avere fiducia. Oh, povera pelliccia. A momenti si brucia. La sua pelliccia. Tanto è posticcia. Ma notato, tu dici? Ne sono capaci. Però non mi piace. A me non si dice. Scusa, mi spiace. Mamma! Desiderio! Signorino! Dov'è Desiderio? Era in bagno, contessa! In bagno? Sì, in bagno! Desiderio! Signorino! Desiderio! Il vicino! Ma perché non rispondi? Ma perché non rispondi? Apra la porta, contessa! Ma è chiusa! È chiusa! Desiderio, perché ti sei chiuso dentro? Ma perché sei chiuso dentro? Non lo so, signorino, apra la porta! Desiderio, ti prego, apri! Corri, Alicia! Certo, contessa! Aspetta! Subito, contessa! Sì, che mi corri! Fa male qui? Un po'.
Ha il fegato leggermente ingrossato. Sono solo i residui della mensa dell'orfanotrofio. Di 33? 33. Continua. 33. Vai avanti. Trentini. Sì. Entrarono. Dove? A Trento. Sì. Trotterellando. Quanti erano? 33. Ripeti. 33. Sì. 34. Vai avanti. 35. Sì. 36. Sì. 37. Sì. 38. Sì. 39. 40. 40. 40 di febbre. Oh, povera ragazza, si riprenderà. Ma certo, è giovane e sana. Ma vorrei rimandare la festa di desideri. Domani starà di nuovo in piedi. Ma, dottor Abbante. Sì. Avrei alcune domande da porre. Mi dica, contessa. Io le dico dopo. Cercavo il mio mantello. Cercavi solo quello, Blad? Ciao, Westwood! Con questo vecchio! Ma poi, Blad! Sono fuori, Blad! I furbi ne sei sempre più ne ha più ne mente. È il tempo ideale! Blad, perché non rimani? Ho già fatto preparare la carrozza. Ma sono secoli che non lo facciamo. Sono secoli che non sei più la stessa. Leat, proviamo a provarci. Troppo tardi ormai, devo andare a caccia. Voglio essere la tua preda. Fuori, cavalli, scalpitano. Anch'io scalpito. Sì? Sì, come una pletra imbizzarrita che... Che? Abbriglia e sciolti in una notte senza luna, la lotta. Come? E selvaggia. Dove? Una tundra sconfinata. Tra le brughiere in fiamme. In cerca? Chissà cosa. In cerca? Chissà che. Sei sicura di sentirti bene? Mai stata meglio. Sei cambiata. Trovi. Vieni, Blad. Dove? Qui. A fare che? In qui o no? Cosa? A mio favore. Quale? Mordimi sul collo! Se proprio insisti. Sì! Conte! I cavalli sono pronti e la carrozza scalpita! Fuori! È entrato una buona volta troppo presto! Sono mortificato, contessa. Va bene, riprendiamo. Avanti, bambini, non è che c'è proprio di grinta. Ma che grinta e grinta, basta, io ne ho abbastanza! Non riusciremo mai a finire le prove di questo spettacolino. E domani cosa faremo per la festa di tuo figlio, eh? Io devo andare al circolo della caccia, le prove le fate voi. Io la so, la mia parte. Che schifo! Bambini, no! Ecco, come al solito devo pensare a tutto io per il compleanno di suo figlio. A proposito, come sta la ragazza, Gori? Bene, contessa, la febbre è calata, la sta aspettando in camera. Che spadata! Vedi, gli avevo promesso che gli avrei fatto fare indossare uno dei miei vestiti per la festa dei noantri. Sì, scusi, contessa. Sì? Mi sono permesso... Cosa? Mi sono permesso di... Oh, grazie, Gori! Ma è perfetto! Beh, più tardi glielo porterò. Oh, a proposito, pensi che entrerà? Certo, contessa, me lo sono provato io. È incredibile, abbiamo le stesse misure. Davvero, contessa? Ultimamente sono un po' ingrassata, lo so. Non direi proprio, contessa. Anzi, se posso suggerire... Ma suggerisci? A chi? Non tocca Sara? Sì, suggerisci a lei. Ciao, Sara. Buongiorno, signore. Quanti anni hai? 17, signore.
La mia stessa età? Sì, signore. Ma non la stessa salute? Perché? Non sta bene, signore. Nessuno sa cosa io abbia esattamente. Dicono che la mia è una malattia rara. Capisco, signore. Come fai a capire? Nessuno l'ha ancora capito. Neppure il dottor Angelo. Mi dispiace, signore. Dov'è il mio compleanno? Davvero? Auguri, signore. Grazie. Sei molto bella, Sara. Io? Sì. Grazie, signore. Lei non era bella come te. Tu sei diversa, tu... Lei non voleva, sai. Lei aveva capito tutto. Tu no, vero? Tu non hai capito. Tu sei pura. Io non vorrei, ma... Loro dicono che solo così io riesco. Solo così. Sarebbe stato tutto così diverso. Perdonami, Sara. Io... Perdonami. Fammi vedere come ti stai avanti, indossalo! Oh, mi calza appena!
che la gente in cara. Vai, dottor Rambardo, Vladimiro! Venite a vedere che splendore! È meravigliosa, è caso a pennello! L'ho già detto io. Un po' troppo accollato, forse. Guarda, guarda la nostra piccola Sara, chi l'avrebbe mai detto? Le calze a pennello. Già detto? Ah sì, sì, come non detto? Impeccabile, le calze! Già detto? Sì, come non detto? Sarà una bellissima serata, poi è tutto pronto? Certamente, contessa, e non mancherà la sorpresa finale. No, ti sei messo in ghigneri, Dori, che Dori non finirà mai di stupirmi. Sarà una serata indubbiamente memorabile. Ma certo, per desiderio ho rinunciato a un congresso a Dar el Salaam. In Africa orientale. Su come azzerare in un colpo solo tutte le nascite. Grazie, dottor Rambardo. Ma si figuri, contessa, sono io che la ringrazio. No, no, questa volta sono io che ringrazio lei. Oh, non mi permettere mai, contessa. Si permetta, si permetta. Scusi se insisto. Insista. Scusate, se non sbaglio, il fonico ha rifatto partire la musica. Ma davvero, un'altra volta. Beh, visto che siamo in ballo. Balliamo! Sì, balliamo! La sera che verrà, per noi è particolare. Grande avvenimento questo qui si compierà, nessuno mancherà, nessuno può rimandare, l'anniversario che qui si festeggerà. Vino e champagne a più mi scorrerà, allegri tutti qui stasera sarà, la notte passerà e l'alba tornerà, la gioia in questo cuore rinascerà. La sera che verrà per noi è particolare, un grande avvenimento così festeggerà. Grazie di visita, contessa! Da, dottor, in serata Aston sposto non prezzo! E anche tu di champagne! Da, scusa la capella, stasera stai in cammina! Da, le pinne! Da! Da! Nessuno mancherà, nessuno può rimandare l'anniversario che qui si festeggerà. Vino e champagne a cui scorrerà, allegri tutti qui stasera sarà. La notte passerà e l'alba tornerà, la gioia in questo cuore rinascerà. Viste da vicino, ci guadagnano se vengono guardate da lontano. È vero, mi dicono che è così anche a Venta, Capri, a Parigi, a Rocca di Papa. Ma che cosa succede? E per via dei piedi, dei piatti. Piedi piatti? Le scarpe strette, contessa. Oh, ma quello è il rimedio più efficace per dimenticare i propri guai. Senz'altro, contessa. Cosa fai qui? Vado a fare un giro, va a fare del bene. Sì, ma fuori di qui, fuori di qui. Sapete? Sì. Ho ridato un'occhiata ai rami secchi del nostro albero genealogico. E allora? Vladimiro conta fra la sua parentela alti dignitari ecclesiastici. Ah, sì? A proposito di rami secchi, dottor Rambardo. Sì? Ultimamente il nostro giardiniere spagnolo mi preoccupa un po'. Parla spesso da solo? Ma non è il caso di preoccuparsi, contessa. Tanti lo fanno. D'accordo, il fatto è che dice solo stupidaggini. Ah, in questo caso il discorso cambia. Ah, sì? Cambiamo discorso? Ho scoperto che il modo più sicuro per essere felici è non cercare di esserlo. L'unico modo possibile è credo sia quello di non porsi la domanda. Qualcuno ha detto che non si può far nulla per colui che non si pone delle domande. Ah. Dottore, sì? Lei si pone delle domande o si dà delle risposte? Lei? No, lei. Vladimiro? Sì? Vuoi ripetere la domanda? Ma io credo che sia necessario imparare ad agire mentre si pensa. E pensare mentre si agisce? Sì! E secondo voi? Noi? Sì, secondo voi? Ah,
Tutto ciò è possibile? Certo! Cosa? È un passo in avanti nella scala dell'abilità rispetto all'uomo che smette di pensare mentre fa qualcosa. E smette di agire mentre vuole pensare? Sì! È questo che intende, dottore? No. Ah, e nel caso contrario? Beh, in quei casi il discorso cambia. Ma sì, cambiamo discorso. Ma se facciamo un altro brindisi? Versaci un po' di vino, Gori. Subito, Conte. Grazie, non ci avete bevuto abbastanza. Bevi, cara, bevi, il vino fa buon sangue. E se ne dice un medico. Di certo fa buona compagnia. Anche perché bisogna brindare il compleanno di Desiderio. Oh, sì, certo, caro. 100 di questi giorni. 100 di questi giorni. Allora, cara, è stata di tuo gradimento la cena? Sì, però credo di aver mangiato un po' troppo. Beh, il cibo è sempre. Credo anche di aver bevuto un po' troppo. Il pasticcio di carne va sempre accompagnato da un buon vino rosso. Ben detto. Sì. Spero che tutto sia stato di vostro gradimento. Certo, Gori, contaci. Subito, contessa. Ai beo turpare! Ha bevuto il giusto! Uscia, Dracului! Gori, senti pronto! Da, poate in camera, se fa creo! Fincetti incerti. Piano. Adele! Da? Vieni? Vieni, immediato! Da! Vieni, Adele! Immediato, vieni! Da! Dragolmea, contessa si stigata? C'è strani, mamma. C'è, Drago. Mi sembra come... Come? Mi sembra di... Di? Io. Lei? Io. Tu? Non stiu. Ma che c'è, Desi? Io mi ci vorrei. Che cosa non vorresti? Io non vorrei che... È per il tuo bene, lo sai. È per intruvinere te o tu stii. Sono confuso, mamma. Mi sembra di vivere come un sogno. Ma questo non è un sogno, Desi. Questa è realtà. Ma allora, mamma? Allora cosa? I sogni. Cosa sono? I sogni? Sì. I sogni sono te. Si nascerà, ah! Una ragazzina che si
cielo tuo sarà. Tu sei? Ragazza, signore. Quanti anni hai? 17. Sei molto carina. La mia stessa. Hai fegato ingrossato? Riusciti a voi, cara. Regola numero uno, evitare qualsiasi rumore. Regola numero due, non si sta con me. Torna, arrivati, torna, è vero!